Buonasera e ben ritrovati a tutti gli appassionati del gioco del lotto. Ancora una volta siamo insieme per scoprire tutti i segreti di questo fantastico gioco. E vi preannuncio che la puntata di questa sera è davvero eccezionale, perché ci occuperemo di due temi di scottante attualità. Innanzitutto di sottomedia, e vi spiegheremo poi di che cosa si tratta, quali sono i numeri sottomedia, ma soprattutto parleremo di ritardatari. Ebbene sì, avete capito bene, ritardatari, un argomento che è stato proposto dal nostro ospite fisso, il signor Antonio Mani. Saluta tutti gli spettatori. Buonasera a lei, che come rappresentante della categoria dei ricevitori e soprattutto come ricevitore è a contatto ogni giorno con voi giocatori del lotto, e quindi sente quali sono le problematiche più sentite, quali sono le vostre domande, le vostre proposte. Un ringraziamento particolare va fatto senza dubbio al nostro esperto, il professor Pazzaglia, perché a chiari lettere ci ha detto che fate attenzione, i numeri ritardatari sono i numeri meno probabili, quindi attenzione a giocare. Cosa ci dice un numero ritardatario? In realtà ben poco, perché può uscire dopo 10 estrazioni o può uscire bensì dopo 200, e chi insegue questi ritardi alla fine ci rimette un bel po' di quattrine. Mentre se noi andiamo ad analizzare meglio con i sottomedia, sapremo ben individuare quale può essere il momento opportuno in cui vanno giocati, ma va ben chiarito che i numeri ritardatari sono i numeri meno probabili in assoluto che vanno giocati. Bene, ecco, allora, se non sbaglio, caro professore. Il signor Mascolo sì. Ha lanciato la proposta e naturalmente il nostro mitico straordinario professor Sandro Pazzaglia l'ha raccolta. Questa sera ci spiegherà tutti quelli che sono i segreti e le particolarità di questi numeri, i sottomedia, ma soprattutto dei ritardatari. Perché non è conveniente puntare sui ritardatari? Professore, ce lo spiega? Sì, avete detto quasi tutto ed è vero, i numeri ritardatari sono in assoluto i meno probabili, e oggi io vi insegnerò come si fa. Da voi potrete capire, calcolare, perché è molto facile, e capire che i numeri in ritardo sono in assoluto i meno probabili. Anche loro prima o dopo debbono uscire ed escono, però sono nel gioco del lotto i numeri meno probabili. Chi basa il proprio gioco sulle decine in ritardo, sulle cadenze in ritardo, sulle varie soluzioni in ritardo, non fa altro che selezionare in assoluto i numeri meno probabili e giocarli. Sembra assurdo, ma è proprio così. Allora, professore, io le invito a prendere posto alla lavagna per darci spiegazioni di come mai non dobbiamo giocare questi numeri ritardatari. Intanto volevo chiedere al signor Mascolo, ma c'è tanta gente che ancora punta sui ritardatari? Sì, purtroppo nella materia del lotto c'è molta ignoranza, perché ad esempio su altri giochi si sa, che so, sul totocalcio come si gioca i ridotti nella mentalità della gente, si capisce bene un ridotto cosa significa, n-1 si perde matematicamente un punto, mentre sul lotto molta gente non sa, e questo un aiuto ci viene dato pronto dal nostro professore ci sta dando una lezione di educazione artistica, non di lotto. Sta facendo un bellissimo disegno, non so dove bellissimo voglia proprio no, tento però di graficamente di cominciare proprio a rappresentare questo fenomeno dei ritardatari, facendo quello che di solito faccio quando cerco di far capire questo fenomeno. Ho disegnato una specie di iceberg. Ora, va detto che l'iceberg, proprio per il peso specifico che ha il ghiaccio, emerge per 3 decimi. I 7 decimi della massa che compone l'iceberg sta sott'acqua, e questo è il motivo di tanti incidenti, soprattutto nel passato, famoso anche per il film di recente Titanic. Il Titanic, è vero, che racconta la storia proprio di un transatlantico che, urtando contro un iceberg, è affondato. Ecco, perché ha urtato contro l'iceberg? Perché di emergente si vedeva solo quella parte, è vero, la parte più grande che stava sotto non si vedeva. I numeri in ritardo hanno proprio questa caratteristica, cioè nascondono una verità, una grande verità, nascondono la loro reale posizione. Quindi, per esempio, immaginiamo che un numero che è sotto media di 100 estrazioni, quando ha fatto registrare un ritardo di 100 estrazioni, è alla pari, è a livello zero. Ecco, quindi questo è in linea di massima il criterio di base dei ritardatari. Professore, le chiedo scusa, possiamo dire anche al pubblico dove è possibile trovare i sottomedia, i sovramedia, per poter meglio... Sì, lei mi vuole far fare un po' di pubblicità, no. In realtà io scrivo... Se no me li ritrovo tutti nella mia ricercatoria. Vogliamo aiutare gli amici che giocano all'otto a giocare sempre in modo più
più razionale. Io scrivo per due giornali, le previsioni del lotto, che è un settimanale, e speciale l'otto mese. Su speciale l'otto mese tutti i mesi metto una selezione degli scompensati e faccio anche degli articoli su questo argomento, sono molto interessanti. Che cosa sono gli scompensati? Allora, immaginiamo, invece di prendere in considerazione il ritardo di un numero, che è praticamente l'assenza dal sorteggio dell'ultimo periodo, per esempio, non so, c'è un numero che non esce da 100 estrazioni, vuol dire che nelle ultime 100 estrazioni questo numero non è mai stato sorteggiato, e quindi questo è quello che solitamente viene definito il ritardo. Però bisogna andare a vedere a monte di quel numero, cioè nei periodi precedenti, che cosa ha fatto. Bisogna prendere un certo numero di cicli, i cicli reali però, non quelli cronologici, che possono, anzi, non rispondono quasi mai a quelli reali. Andare a vedere i cicli reali in cui quel numero era presente e poteva essere estratto, per vedere quanto ha di scompensazione. Allora supponiamo che un numero che ha un sovrammedia di 100 estrazioni, cioè è uscito 100 volte più della media teorica, quando tarda per 100 estrazioni va alla pari. Facciamo un esempio pratico con la vita quotidiana. Immaginiamo, per esempio, io che ho un debito di 100.000 lire con una certa persona. È vero, se ogni volta gli do 10.000 lire, non è che creo un credito con questa persona di 10.000 lire, ma scalo queste 100.000 lire. Quando gliel'ho restituite tutte 100, non ho un credito di 100.000 lire, ma sono alla pari, perché gliele dovevo. Con l'estrazione è la stessa cosa. Immaginiamo che un numero vada in sottomedia per 100 estrazioni. Quando ha accumulato un ritardo di 100 è andata alla pari. È vero, da quel momento si calcolano le vere estrazioni di ritardo, quindi è ingannevole. Quindi se non ho capito male, io che sono, diciamo, il pubblico che ci segue da casa, perché non sono una grande esperta, io ho il ruolo, avevo anche ai tempi con il professor Bazzaglia il ruolo della dea della fortuna, perché in effetti gli amici mi dicono che porto fortuna, e quindi questo è il mio ruolo qui, spero di portarne tanta anche a voi. Però mi chiedo, come voi magari che ci seguite da casa, se non ho capito male, un numero ritardatario magari è in ritardo di 50 settimane, ma può essere che sia stato estratto 100 volte più della media degli altri numeri, il che significa che ancora 50 estrazioni in più rispetto agli altri, per cui può essere che anche nelle prossime 50 settimane questo numero non compaia. Ecco, la ringrazio, è proprio così. È così? Capitò, per esempio, con il 31 è quello a Bari. Che volevo dire io, proprio a Bari, proprio a Bari. Per il 31, a chiare esatto. Lettere abbiamo detto. È un caso storico, anche se non è successo molto tempo fa, il 31 a Bari, è vero, qualcuno aveva scritto, quando ha superato le 120 estrazioni, giocatelo perché è probabilissimo. Io sono andato a vedere ed era sotto media ancora, e quindi mi sono affrettato con i mezzi a mia disposizione, il giornale, i vari giornali per i quali scrivevo, le interviste, a dire non giocatelo, perché questo è un numero, è vero, sovrammedia, e quindi tarderà ancora molto, prima dovrà andare alla pari, da quel momento si possono calcolare le estrazioni. Si di può ricominciare a riprenderlo in considerazione. Esatto. Ho visto tanta gente rovinarsi perché non riusciva a seguire i consigli del nostro carissimo amico professor Pazzaglia. Noi speriamo, attraverso questi nostri appuntamenti in cui cerchiamo di scoprire tutti i segreti del gioco del lotto, di dare una mano a tutti gli amici appassionati di lotto a giocare con oculatezza, e quindi a non buttare le possibilità di fare una bella vincita, anche solo un avo, ma perché no, magari un terno, una quaterno, una cinquina. Seguendo i consigli del professor Pazzaglia e del nostro amico Antonio Mascolo, sicuramente ce la farete anche voi. Io allora ringrazio ancora una volta Antonio Mascolo della Galleria del Giocatore e il nostro straordinario professor Pazzaglia. Professore, nella prossima puntata di che cosa ci occuperemo? Diremo due cose ancora sui ritardatari. Io insegnerò come si fa a capire la riprova che ognuno può fare a casa propria con una semplice calcolatrice. È un calcolo elementare che chiunque può fare per vedere, per stabilire se è vero che i numeri in ritardo sono i meno probabili, e poi parleremo dei cicli ad alta frequenza, quel
scoperta eccezionale che ha fatto vincere tantissima gente. Bene, perfetto, sono davvero contenta. I cicli ad alta frequenza sono una cosa importantissima, davvero. Allora, a me non resta che ringraziare ancora una volta Antonio Mascolo, il professor Sandro Pazzaglia, ringraziare voi per l'attenzione, per l'affetto che ci dimostrate ogni volta, e naturalmente vi rinnovo l'appuntamento alla prossima puntata. Parleremo di qualcosa di veramente interessante, ma soprattutto di importantissimo, per riuscire finalmente a coronare il sogno di una bella vincita all'otto. Vi aspetto.